Buongiorno carissimi amici di Real Team TV, oggi siamo qui per presentare un altro libro, ma soprattutto un libro di Frilli Editori, che era da qualche giorno che non ci occupavamo dei gialli, di questi noir, e abbiamo come ospite Adelaide Barigozzi. Buongiorno, benvenuta Adelaide. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Ecco, il suo libro è Rime Mortali a Camogli, una nuova indagine per taglie forti. Come detto, Frilli Editore, e andiamo in Liguria, dai, Camogli, poi un posto meraviglioso. Passo subito la linea alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy. Buongiorno direttore, grazie, benvenuta Adelaide, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie. Allora, Adelaide, giornalista, scrittrice, oggi presenti questo nuovo libro che faccio subito vedere, eccolo qui, lo ripetiamo, Rime Mortali a Camogli, una nuova indagine per taglie forti, Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir Bros. Mi sembra, correggimi se sbaglio, che è un po' la terza indagine di queste ormai investigatrici, questo insomma è un po' il terzo episodio, se così possiamo dire. Ecco, queste taglie forti, è un giallo, devo dire, particolare, perché chiaramente non mancano tutti gli ingredienti del giallo, direi anche classico, del noir, del thriller, però c'è questo tocco anche un po' di ironia, c'è questo tocco anche un po' di humor che mi ha piacevolmente colpito. C'è insomma queste investigatrici un po' particolari, mettiamola così, questo dà un po' di freschezza alla lettura, dà un po' un ritmo simpatico. Chiaramente non mancano i cadaveri, non mancano le situazioni che gli amanti del genere cercano. Allora Adelaide, iniziamo da questo, per chi non avesse ancora letto nessuno, diciamo, di questi episodi. Chi sono queste taglie forti? Parliamo un po' di questa boutique particolare. Sì, le protagoniste, hai detto giustamente, è il terzo libro che scrivo con queste protagoniste, che sono tre amiche curvi, quindi appunto tre donne che hanno una taglia non tra virgolette a norma, e che hanno nel primo libro, che si titola Vico dell'amor perfetto, io sono milanese però sono cresciuta a Genova e ho ambientato questi gialli a Genova, diciamo. L'ultimo si sposta in trasferta a Camogli perché è a poco distante, però appunto l'ho ambientato un po' nella città dove sono cresciuta, e queste tre amiche appunto avevano dei progetti di vita un po' così, un po' in stand by, e decidono a un certo punto di mettersi insieme, di aprire una boutique appunto per cosiddette taglie forti, con l'idea di ribaltare un po' il luogo comune, che è una donna che abbia appunto molte curve le debba coprire con colori scuri e grandi quantità di tessuti per avvilupparsi e un po' nascondersi. E invece appunto loro aprono questa boutique dove c'è un tripudio di abiti coloratissimi, ma anche che mettono invece in rilievo le loro forme. Però tutto questo uno dice cosa c'entra con i gialli, perché in realtà è proprio nel primo romanzo che loro si trovano per caso a indagare su un omicidio che avviene in questo palazzo della Polena, che è un antico palazzo dal passato importante ma dal presente fatiscente, e quindi è da lì che si appassionano ai segreti, allo scoprire, diciamo, la verità che sta dietro delitti che stranamente capitano nelle loro entourage. Io sono giornalista da tanti anni, ho sempre scritto soprattutto nei periodici femminili, tuttora scrivo in un periodico femminile, a Elle, e
Adesso le cose sono un po' cambiate, però diciamo che nell'ambito della, io non mi occupo di moda, mi occupo di attualità, però diciamo che l'immagine della donna in passato nei femminili in Italia è sempre stata ancorata appunto a queste immagini di modelle super magre, dove una donna normale nel confronto c'è un confronto sempre insomma impossibile e frustrante, e quindi giocando appunto comunque su una chiave narrativa sull'ironia, sulla commedia che a me è congeniale, ho cercato di mi sono divertita a costruire dei gialli anche ribaltando un po' questi luoghi comuni, e quindi le mie tre amiche che si chiamano Rosanna, Patti e Clara sono oversize e felici di esserlo. Per questo mi sembra, Adelaide, un bellissimo messaggio, sono molto anche colpita e interessata da quello che hai giustamente spiegato, perché è vero, si collega anche un po' il tuo lavoro da giornalista, anche se non ti occupi di moda eccetera, però appunto è vero, spesso ancora c'è questa immagine, ancora ci sono questi messaggi, adesso fortunatamente meno. Però da queste donne viene appunto quella bellezza, quella serenità di vivere la loro età, il loro peso e quello che è, nel senso, quindi è un bellissimo messaggio. E poi voglio anche aggiungere, non è semplice coniugare la risata, l'ironia al giallo, invece tu sei riuscita molto bene a far danzare queste due cose, quindi le rende molto interessante la lettura. Dica, direttore. Posso dire che io da maschietto, che oggi è pericoloso dire maschietto, uomo, donna, insomma lasciamo stare, e devo dire che non mi sorprende questa cosa, anzi la vedo in modo molto positivo questo, perché anch'io sono stufo di tutte queste ultramodelle meravigliose, siamo d'accordo, la bellezza non si discute, però le donne sono tutte belle alla fin fine, quindi è l'occhio, no, che fa la differenza di ognuno, no? Quello che per me può essere bello, per un altro può essere meno bello, che sia, ma è il bello della vita, del modo di essere. E quindi assolutamente, sì, ma anche vivere proprio tutte le fasi della vita, no? Comunque poi con una serenità, ecco. Poi tornando alla moda, ci sono anche altri problemi sulle modelle troppo magre, poi si sfiora quella che invece è la malattia. Questo va detto, che lì non è solo l'aspetto esteriore, ma è malattia. Quindi ci sono tante, tante situazioni di cui si può parlare, però è veramente molto piacevole leggere di queste signore, anche perché sono molto, Adelaide, sono molto chic loro, sono abbastanza fashion, cioè c'è questo tocco di glamour, di aperitivi, di biscottini vari, di tè, di situazioni anche fashion. Sì, beh, poi c'è l'aspetto proprio del godersi la vita, sicuramente, cioè tutte e tre in modo diverso, comunque hanno naturalmente un approccio alla vita molto solare, positivo, e sicuramente a loro piace molto, cioè sono molto golose, quindi sì, quando si trovano le piace molto mangiare, ecco, per esempio nel giallo che si svolge Rime Mortali a Camogli, dove peraltro io vado spesso con mogli d'estate e conosco chiaramente tutti i posti, soprattutto uno dove la focaccia è particolarmente buona, quindi c'è molta focaccia, insomma, in questo. C'è un'ambientazione vacanziera, questo sicuramente. Sì, sì. Un po' leggendolo adesso, diciamo che uno può farsi una vacanza al sole fuori stagione. Assolutamente sì. Allora, senza chiaramente, come diciamo sempre, spoilerare, perché poi sul giallo, per dire un termine adeguato, sarebbe veramente un delitto, però diamo un po' diciamo le coordinate su cosa succede in questo episodio. Quindi, cosa succede? Una donna anziana viene ritrovata, insomma, cosa succede?
La scena inizia a Genova, dove una donna di una certa età viene trovata in stato confusionale all'alba, seduta al posto del passeggero in un'auto che sembra sia morta, invece non lo è. Però poi questa scena, a lungo, spero, rimane un po' così misteriosa, poi alla fine invece si capirà perché è tutto collegato naturalmente, ma in realtà poi la scena della vera e propria del romanzo si svolge in questa villa bellissima appena sopra Camogli, che è la villa di una attrice un po' in disarmo, reduce da un'operazione, quindi in convalescenza, che sta preparando la sua rentrée in teatro. Sarà uno spettacolo, un recital dove lei reciterà delle poesie. E quindi in questa villa, che è anche un cottage per gli ospiti, c'è tutta una serie di personaggi anche un po' eccentrici, dove io mi sono divertita un po' a ritrarre, insomma, dei È un po' personaggi di folklore, devo dire, cioè, sono abbastanza variopinti, diciamo, che. c'è un Ed è ventaglio qui. vario di Sì. personaggi particolari. Sì, ed è qui che una delle tre amiche, Rosanna, si trasferirà per una decina di giorni ospite di questa attrice perché ha bisogno di dimenticarsi un infelice amore finito. E quindi si troverà coinvolta in una serie di inspiegabili omicidi. È un po', diciamo, è sicuramente un giallo su stampo proprio un po' alla Agatha Christie, dove c'è un luogo preciso, c'è cioè un giallo classico, è un luogo ben delimitato con un gruppo di persone e all'interno del quale avvengono fatti inspiegabili. E lì appunto c'è questa attrice che fa molto la diva, carismatica, c'è la segretaria, c'è il marito che è un famosissimo musicista che però nessuno vede mai e sta sempre chiuso nel suo studio, lo si sente suonare divinamente al pianoforte, ma Un'entità nessuno che non si vede poi, quindi cioè, lo vede. cose abbastanza insomma intriganti, cioè proprio dei sospetti. Come dicevamo all'inizio, è un giallo classico e secondo me ha sempre il suo grande, grande fascino anche appunto la struttura del giallo classico. E senti Adelaide, però c'è anche qualcuno che fa diciamo, le indagini in un modo un po' più canonico, abbiamo un ispettore capo. Sì, è un ispettore capo che già era presente nel primo giallo, invece nel secondo, dove la scena, il secondo che si intitola Una sfilata rosso sangue, invece si sposta a Milano ed è durante la settimana della moda. E lì non compare. Invece questo ispettore capo che si chiama Belinazzi, che vabbè, a Genova fa molto ridere questo Te lo cognome. stavo per dire, Non Adelaide, spiegherò il perché. Belinazzi proprio a Genova, dovevi usarlo. Ma è comunque un cognome che esiste. Sicuro, eh? Vabbè, secondo me, vabbè, non lo so. Però quando io ho detto Belinazzi a Genova, ho detto, vabbè, questo è proprio un tocco di No, no, Italia, dai, mi ha esiste. fatto ridere tantissimo, ti dico la verità. Sì, lui è il poliziotto che cerca di, insomma, che con grande sicumera prende la guida delle indagini, ma poi invece deraglia un po' e per fortuna però viene aiutato da Rosanna, soprattutto in quest'ultimo giallo e nel primo, soprattutto da Clara. Comunque viene aiutato da queste tre amiche
fortunatamente, perché altrimenti non si giungerebbe mai alla verità, probabilmente. Assolutamente, tra l'altro voglio dire che il finale, insomma, è abbastanza sconvolgente, se così possiamo dire, cioè si scopre questa verità abbastanza sconvolgente, quindi ci sono tutti gli ingredienti. Velani, io ti faccio i complimenti, mi è piaciuto molto, ovviamente lo consiglio, come dicevamo ci sono veramente... è piacevole la lettura, perché è proprio questo insieme di ironia, di humor, però con un giallo ben strutturato, con tutte le sue caratteristiche che devono esserci, e quindi complimenti anche per i personaggi, davvero è stato molto piacevole, lo consiglio. Ti chiedo se stai già scrivendo qualcosa di nuovo, perché insomma hai delle anticipazioni da darci, così anche a grandi linee, ecco. In realtà al momento no, sono ancora in fase così. Ispirazione. vedremo. Va bene, allora noi comunque ti seguiamo, perché insomma quando arriva l'ispirazione poi sei sempre la benvenuta. Intanto ci godiamo questa lettura, che ovviamente, ripeto, consigliamo l'acquisto e la lettura di Rime Mortali a Camogli, una nuova indagine per Taglie Forti, Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir Bros, per Real Team TV, Adelaide Barigozzi. Grazie Adelaide, è stato un piacere. Grazie a te, grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao a tutti, alla prossima.